io sono CLF. E voi? CLF, tutti CLF. Cioè tutti dipendenti? Tutti dipendenti CLF. Nessuno ha mai lavorato alla Sigifer? No. Nel cantiere di Riva di Pinerolo nessuno ammette di essere legato alla Starfer, l'azienda con cui Franco, Sirianni e i soci stanno cercando di ripartire dopo che 5 suoi operai sono morti travolti da un treno a fine agosto 2023 a Brandizzo. Eppure in questo verbale del 2 maggio 2024, riferito a una riunione per organizzare i cantieri ferroviari con RFI, compare anche il nome di una figura importante della Sigifer come l'ex direttore Cristian Geraci. Lui è indagato dalla procura di Ivrea per la morte dei 5 operai. Tra i lavoratori, le polemiche sul ritorno dei dirigenti indagati per la strage di Brandizzo fanno arrabbiare. Ci hanno scritto? L'ho letto, eh. La gente continua a lavorare, perché la gente non deve lavorare più. Oh. Dopo aver negato di aver lavorato per la Sigifer, il responsabile della squadra del cantiere di Riva di Pinerolo ammette di aver collaborato con Sirianni in passato. Lui è sicuramente dipendente CLF, ma nel furgone ha un borsone con il marchio Sigifer e ne difende l'ex proprietario. Più di 20 anni fa Sirianni non mi ha mandato a lavorare, per sicurezza. Ma ti chiama e far vedere che stasera piove e non ci vai a lavorare. Parlano perché quando succede qualcosa tutti sono delinquenti. I sindacati hanno criticato l'operazione sul piano della legalità ineccepibile, ma che alimenta dubbi di opportunità. Riteniamo inaccettabile che dirigenti indagati per reato di strage ferroviaria, espulsi dal sistema degli appalti di RFI, escano dalla porta e rientrino dalla finestra grazie a un sistema di distacco tra lavoratori di aziende. Alla fine RFI, che finora sulla vicenda non ha fornito un commento, sospende l'intervento per maltempo, anche se sul pinerolese fino a dopo la mezzanotte la pioggia non arriva.